Ciao ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi vi voglio far vedere tutti gli acquisti che ho fatto per l'autunno per quanto riguarda la moda autunnale, quindi tutti i nuovi capi che ho comprato. Se mi seguite su Instagram, se non lo fate, vi lascio il mio profilo qui. Faccio sempre un sacco di storie e appunto vi avevo raccontato che avevo provato ad andare a fare shopping nei negozi, ma sarò io che sono sfigata, ma in realtà un sacco di voi mi avete scritto nei messaggi privati che anche voi lo siete, non trovate mai niente, quindi ho fatto shopping online. Questa qui è solo una parte, diciamo, delle cose che ho comprato, perché ne sto aspettando altre, ma ovviamente essendo brand diversi hanno, diciamo, tempi diversi. Comunque, senza perderci in chiacchiere, iniziamo. Il primo posto da cui ho ordinato è H&M. In realtà anche qui ho ordinato in una tranche, poi c'erano altre cose che mi piacevano, ho ordinato altre cose, però ripeto, ve le farò vedere nel magari video successivo tra due settimane, non lo so, ma vediamo. Comunque, io non so voi, ma scusate, la moda autunnale è la mia, diciamo, la stagione autunnale è la mia stagione preferita per far shopping, non so, è la stagione proprio dove ho voglia di far shopping, tra tutte le stagioni è la stagione in cui ho più voglia di comprare, sarà che è anche la stagione del mio compleanno, non lo so, comunque a parte questo. Allora, prima cosa che ho comprato da H&M, in realtà in questo ordine ho fatto ho comprato delle cose abbastanza semplici, non che di solito, diciamo, compro cose molto stravaganti. E questa camicettina, ovviamente vi farò vedere adesso la clip della canottierina indossata. Questa qui è una camicettina super super semplice, ma veramente utile perché io la utilizzo un sacco sotto i cardigan. Ma vi faccio subito vedere come mi sta addosso, così la potete capire meglio, perché sembra un capo semplice, ma fidatevi che se abbinato bene è veramente veramente bello, oltre che utile. Come vedete, detto, so che sembra semplicissima, ma secondo me è un capo che tutti dovrebbero avere nel proprio guardaroba perché è veramente versatile. Ora vi faccio vedere con sopra un cardigan quanto diventa super carina, ma queste qui le potete mettere anche sotto i blazer perché sono veramente fantastiche. Vi faccio vedere, questo qui era un cardigan che avevo comprato quest'estate nella mia haul autunnale in estate, in caso non l'avete visto vi metto il video qua, però vedete quanto è carino, cioè ditemi che questo non fa subito outfit autunnale super super bello. Se avete visto il video sui due acconciature per capelli sporchi eccetera eccetera, sapete che io ho già un cappello di questo tipo e ne ho nel colore blu. L'anno scorso l'avevo preso da H&M, quindi quest'anno l'ho ripreso, quindi questo qui è il cappello, quello lì invece che ho preso quest'anno, ed è nero. La differenza tra questo e quello dell'anno scorso è che quello dell'anno scorso avevo preso la taglia S, non che la taglia S mi andasse troppo troppo stretta, però quando metto gli occhiali da sole mi dà un po' fastidio, quindi quest'anno ho preso la taglia M. Non mi sta giusto perché mi sta leggermente largo, però neanche troppo, diciamo è fattibile, ovvero la testa non è che mi vuole il cappello. Comunque questo qui è il cappellino che ho preso. Come sapete io amavo già questa tipologia di cappelli, diciamo, già dall'anno scorso, quindi quest'anno ce ne sono ancora di più e ancora più scelta di brand, ma in generale quelli di H&M secondo me sono i miei preferiti, sia come materiale che come costo che appunto come mi stanno. Da H&M per la serie magliette, anche qui molto semplici, ho preso sempre un'altra canottierina. Ora mi dite, ma Francesca, non mi hai detto che è una moda autunnale? Lo so, però io questi qui li utilizzo tanto sotto i cardigan, quelli proprio pesanti, e non ne avevo, e ho preso questa canottierina. Questa qua, a differenza di quella nera, non so se si vede nel video, ma questa qui è tipo come se fosse fatta di seta, ovviamente non è fatta di seta, è di questo colore bianco sporco, diciamo crema, molto molto carina anche questa. Io di questa qui nera, tra parentesi, visto che me lo chiedete sempre le taglie che porto, di questa qua nera ho preso la M perché non la volevo troppo troppo stretta e avevo paura che fosse corta, e di questa qui ho preso la taglia 36. Alcune volte H&M ti fa scegliere SML, alcune volte mi fa scegliere 34, 36, 38, 40. Di solito per le maglie io tendo a prendere la 36/38 perché avendo il seno un po' più abbondante non mi piace avere le cose troppo strette o troppo corte. Altra camicetta, anche qui stesso concept, l'unica differenza è che quella lì non ha questo, diciamo, effetto di seta, ma è super super carina. Ora ve la faccio vedere
con un blazer nero, così per farvi capire l'idea. Magari se vi interessa vi posso fare una settimana di outfit per l'ufficio per l'autunno, fatemi sapere se la cosa vi potrebbe interessare, ma vedete, con un blazer nero semplicissimo questa camicetta sta benissimo. Ce n'erano anche di altri colori, mi sa che me la comprerò tipo rossa perché secondo me deve essere super carina anche appunto sotto il blazer nero. Però vedete, un capo semplicissimo fa veramente l'outfit, rende l'outfit subito elegante. Poi in realtà da Kem avevo ordinato un maglione e magicamente me l'hanno annullato, ovvero quando l'ho ordinato era in stock, evidentemente quando dovevano spedirmi il coso è andato fuori stock. Comunque l'ho riordinato, mi arriverà e poi ve lo farò vedere. Poi ho preso due cose da Shein. La ragione per cui ho preso delle cose è perché avevo visto una camicia, magari vi metto la foto qui, comunque in parole povere avevo visto sta camicia mi piaceva, ho visto il prezzo non mi piaceva perché questa camicia costava $168 e onestamente va bene tutto, cioè in senso magari quei soldi li riesco a spendere per un paio di pantaloni, per un paio di jeans che so che appunto indosso un sacco eccetera eccetera, ma per una camicia spendere $168 non me la sento ancora, mi sentirei in colpa a comprarla. Vabbè, comunque a parte questo che la cosa non mi interessa, comunque ho visto quella camicia, il prezzo era troppo alto per i miei gusti, o secondo me anche se fosse stata la camicia più bella non l'avrei mai presa perché appunto è una camicia e quindi non mi sentivo a mio agio a spendere ancora così tanti soldi per una camicia e allora sono andata sul sito di Shein a cercarne una simile perché ho detto guarda, se la trovo lì sono sicura che magari se vado sul sito di Shein la posso trovare, e ne ho trovato in realtà una simile che mi piace veramente tanto ed è praticamente questa camicia nera a pois ed è veramente molto molto bella questa qui. Allora, se la lasciate, se non la mettete dentro i pantaloni è un po' sformata, ovvero non so se si vede dal, dal video, magari adesso ve la faccio vedere meglio, indossata, ma appunto un po' sformata, ma se voi la indossate nei pantaloni funziona perfettamente ed è quella che come la utilizzerò io. Comunque ve la... Allora, questa è la camicia di Shein, come vedete è veramente veramente bella, è fatta molto molto bene, mi ricorda molto le camicie di Zara come tessuto. Secondo me, non so se ce n'è una simile da Zara, però onestamente anche il l'etichetta era molto simile a delle cose di Zara. Comunque, a parte questo che non c'entra niente, questa è la camicetta e vedete che è proprio proprio carina, perché questo qui, anche qui, questa è la camicia perfetta per chi lavora ma anche per andare a scuola. Onestamente è molto molto semplice ed è fantastica e anche qui la potete abbinare con un sacco di cose, la potete abbinare con un blazer, la potete abbinare con un cardigan, la potete abbinare con, cioè veramente con qualsiasi cosa. Che comunque era un po' sformata, perché se voi la tenete così, vedete, non è una camicia, quelle lì che seguono bene le vostre forme, diciamo che è più una blusa, però se voi la mettete dentro come ho fatto prima io, diciamo che il problema viene proprio risolto facilmente, anche perché io queste camicette, queste bluse le applico, cioè le utilizzo solo dentro ai pantaloni. E poi, visto che c'era, visto che stavo già appunto facendo quell'ordine, ho voluto provare a prendere un cardigan tipo bello bello gigante, bello gigantoso. Anche qui il cardigan non è fatto assolutamente male, spero che si veda, ma soprattutto è veramente veramente caldo, oltre al fatto che è bello bello pesante, sono sicura che lo utilizzerò. Quando l'ho aperto puzzava un po', io vi consiglio di lavare i capi, ovviamente io li ho già... scusatemi, scusatemi un attimo... Comunque vi consiglio di lavare i capi e li ho lavati. Un'unica cosa, l'altro giorno per sbaglio mi sono appesa a una porta mentre camminavo praticamente e si è tirato un filetto, però vabbè, quella è stata colpa mia, non è stata colpa del cardigan. Però mi piace veramente tanto perché sono quei cardigan che appunto posso mettere anche sopra quelle canottiere di H&M. Comunque ve lo faccio vedere addosso. Questo qui mi sembra che fosse in un'unica taglia,
Mentre la camicetta, visto che poi me l'andrete a chiedere, l'ho presa nella taglia S. Okay, poi abbiamo questo, diciamo, cardigan. Anche questo è di Shein. Come vedete mi piace tantissimo. Mi piace in realtà anche il fatto che sia un po' largo e un po' sformato. Anche questo, come la camicia, non è proprio una forma che segue bene il corpo, ma secondo me è veramente bello, perché è proprio bello perché è così, vedete? Questo qua è il dietro e questo qui è il davanti. Io adesso l'ho messo con la camicetta di H&M, ma se volete vi posso far vedere che anche con la camicia, quella lì di Shein che ho provato, sta benissimo. È veramente veramente caldo, le maniche sono, diciamo, più lunghe delle mie braccia, però a me la cosa non dispiace perché io amo avere, diciamo, le maniche lunghe. Molto molto paragonabile a store, comunque Zara, H&M eccetera eccetera, perché è veramente bello. Cioè, se io non mi avessi detto che questo l'ho preso da Shein, non penso che voi ve ne sareste accorti. Ultimo pacco è di ASOS. Come vi ho detto, ho già fatto un altro ordine, questo qui diciamo è la prima tranche. Questo qui, a differenza, questo qui come vedete a differenza degli altri è proprio chiuso, perché mi è arrivato stamattina e quindi mi ricordo cosa ho ordinato, ma voglio assolutamente vedere. Allora, prima cosa che vedo, già mi piace tantissimo, avevo gli occhi su questo maglione e spero che sia bello quanto sembrava in foto. Wow, troppo carino. Questo qui è il maglione che ho preso, oltre al fatto che l'ho preso per ovviamente il colore, perché voi sapete che il rosa è uno dei miei colori preferiti, l'ho preso perché ha le maniche a palloncino. Comunque lo proviamo subito così vediamo come mi sta. È molto morbido, è del brand Weekday e io l'ho preso nella taglia S. Ok, allora questo qui è il maglione e che ve lo dico a fare, mi piace veramente veramente tanto. Oltre al fatto che mi piace il colore, mi piace la forma del maglione, so che la utilizzerò tantissimo, queste come si dice, maniche a palloncino, secondo me sono troppo troppo carine. Ma soprattutto il maglione è morbido e non sono quei maglioni che vi fanno venire il prurito, non so se avete capito diciamo quello che intendo, però è veramente, cioè, veramente bellissimo, mi piace un botto e so che lo sfrutterò tantissimo questo inverno. Mi dite, vi piace questo? No, vi giuro, mi sembro troppo un confetto, mi piace troppo. Poi ho preso una cintura da ASOS. La ragione perché ho preso questa cintura è perché, non so se, vabbè, sono sicura che lo sapete, ma va di moda questa cintura di Gucci che tutti hanno eccetera eccetera. Ovviamente io, secondo voi, posso andare a comprare una cintura di Gucci? Ovviamente no, quindi ho deciso di prendere un qualcosa di simile. Ovviamente non è proprio uguale perché si vede che non è assolutamente una cintura di Gucci, magari ve la metto vicino, però da lontano secondo me diciamo che non c'è tanta differenza. Ovvio, se uno viene vicino si vede che non è quella lì, però da lontano secondo me l'effetto è molto simile. E visto che in realtà la cintura mi piace, la trovo veramente carina, e ho deciso di provare e vedere se appunto mi piace. Adesso secondo me è veramente carina e l'effetto è veramente simile. E ripeto, ovviamente non è la cintura di Gucci, perché si vede che non è proprio, cioè non è liscia, ma questo qui è tipo fatto a catena, però secondo me è troppo carina e aggiunge comunque un qualcosa all'outfit. Vi faccio vedere anche se ci aggiungiamo il cardigan, così proprio da finire l'outfit. Ditemi se non è un outfit super super carino la cintura. E poi sempre da ASOS ho comprato un vestito. Questo qui l'ho preso perché pensavo, appena l'ho visto, ho pensato che fosse fantastico per questa stagione autunnale per andare in ufficio. Quindi ve lo faccio vedere.
come vi ho detto, se volete magari faccio un video outfit per l'ufficio, ed è praticamente questo vestito, spero che si veda ma vi farò assolutamente la clip, ed è questo vestito a camicia diciamo militare. Secondo me è troppo troppo bello, se abbinato bene con le scarpe, con la giusta giacchetta e la giusta borsa, secondo me questo è tipo una cosa fighissima. Questo qui l'ho preso nella taglia più piccola, ovvero nella 34, la ragione per cui è perché essendo un po' lungo avevo paura che poi fosse veramente troppo lungo, quindi ho preso la taglia più piccola. Vi voglio far vedere meglio il vestito, spero che lo vediate, sono veramente lontana dalla fotocamera, ma vi voglio far vedere che con un paio di tacchi sta veramente bene, cioè mi piace veramente tantissimo. Immaginate questo vestito con questi tacchi che io utilizzo sempre per andare in ufficio, con un giacchetto di pelle, e ditemi se non fa subito un outfit autunnale super carino. Guardate, anche una borsa qui a portata di mano, vedete? Cioè, ditemi se non è troppo carino come outfit, cosa ne pensate? Ragazzi, quindi questi erano tutti i miei acquisti per l'autunno, fatemi sapere nei commenti quale è stato il vostro capo preferito, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!